Ieri mattina la direttrice generale dell'INPS, Gabriella Di Michele, ha partecipato al convegno sul tema L'INPS e il Piemonte, servizi erogati e sviluppi futuri, che si è tenuto ad Alba presso il centro di ricerca della Ferrero. Nel suo intervento, la direttrice ha riconosciuto il ruolo determinante del personale dipendente dell'INPS e per questo lo ha ringraziato. E ha focalizzato l'attenzione sulle difficoltà dell'Istituto nel far conoscere all'utenza i propri prodotti e nel far riconoscere i propri sforzi organizzativi ogni volta che interviene un nuovo provvedimento di legge in materia previdenziale. E abbiamo incrementato i nostri servizi in maniera spaventosa, cose che prima non esistevano. Pensiamo al bonus bebè, al bonus asilo nido, alle api, alle api volontarie, ai cumuli, cioè il bilancio sociale che avete già presentato, quindi non mi ripeto. E quindi la prima buona notizia che porto è che a breve dovremo bandire un concorso che inizialmente sarà per 365 persone, ma abbiamo già in canna altre 750 e probabilmente altre 660. Sono una goccia nel mare, ma sono una goccia se riusciamo a cogliere quei giovani di cui parlava prima il professore, il primo concorso che INPS fa dopo 10 anni. A margine del convegno, la direttrice, in un incontro con le organizzazioni sindacali regionali, ha nuovamente ribadito il suo personale impegno per garantire la sicurezza delle sedi, annunciando importanti protocolli con le forze dell'ordine. Nel frattempo è cambiato, non è che prima sia andata a entri come succedeva prima, più o meno c'era la macchina che controllava, mettevi dentro i dati e sputava fuori la pensione, non era proprio così, insomma. Ma adesso, per esempio, la riforma Fornero e i vari istituti di flessibilità introdotti dal legislatore, ultimo ABI, Cumulo e quant'altro, ABI volontaria, ma non solo, totalizzazione, e mica c'è una pensione, ce ne sono mille.